Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi noi andremo a fare il giardino zen. Per chi non sa che cos'è un giardino zen è un giardino in miniatura, di solito fatto in una scatola di cartone o in una scatola, e dove noi ci possiamo mettere tutto quello che vogliamo, però che sia fatto in casa. Tipo io voglio farlo con la sabbia per ricreare il caldo, l'estate, tipo la spiaggia. E, o se no si può fare anche dell'inverno con la neve e così. Io adesso sto incollando tutti i lati della nostra scatola, così poi quando mettiamo la nostra sabbia non uscirà dalla scatola. La incolliamo da tutte le parti. E in questo episodio noi faremo la piscina con la scaletta e il materassino gonfiabile. Adesso noi andiamo a incollare anche questa parte qua e poi ci vediamo. Ok, è incollato tutto, e allora noi adesso possiamo andare a vuotare la nostra sabbia. Questa qua è una sabbia bianca, perché l'ho comprata, infatti è molto bianca e molto bella, perché volevo rendere il giardino zen molto molto bello, e l'ho fatto asciugare al sole. Abbiamo aggiunto due scatole, adesso c'è quella più grande che pesa anche un bel po', e la andiamo a vuotare. Più sabbia avete, più il nostro giardino zen diventa bello e curato. Adesso andiamo a stendere la nostra sabbia. Se voi avete delle idee su cose da fare nel giardino zen, nel mio giardino zen, tipo qualcosa che c'entri con l'estate, tipo un pallone o qualcosa che vi viene in mente a voi, scrivetemelo pure nei commenti. Io voglio fare la piscina. In questo episodio faremo la piscina con una scatola di gelato, ma voi potete utilizzare qualsiasi scatola che avete, basta che sia o trasparente o, come vedete qua, il dentro bianco. Se bianco ancora meglio, così non si vede il riflesso della sabbia sotto. Però mi sono accorto che era troppo alta, allora adesso la andiamo a ritagliare sull'estremità della nostra scatola. E bom. Adesso la andiamo a incidere con un coltellino. Andiamo a incidere. Molto bene. Più che potete. Poi buttiamo via il nostro coltellino e prendiamo le forbici. Io ho voluto ritagliarle molto più in basso della guaina, perché così andava a confine con la sabbia, e a me mi piaceva di più, e allora l'ho fatto così. Infatti tra un po' vedete che sto andando giù con le forbici, e però poi tanto noi la smussiamo poi dopo. E assicuratevi di prendere delle forbici che tagliano, e perché la nostra plastica di queste scatole qua è molto dura.
Ecco, adesso lo vedete che è molto, cioè, è molto alto e quindi non è, adesso lo andiamo a smussare uguale all'altra estremità. E boom, ecco qua. Ecco qua il nostro risultato, il resto lo buttiamo via e prendiamo la nostra scatola e andiamo a scegliere un posto in dove posizionare la nostra piscina. Io la volevo posizionare esattamente al centro. Allora togliamo la sabbia e poi gli mettiamo la sabbia tutto attorno, così che sotterri quasi la scatola. E non preoccupatevi se finisce un po' di sabbia nella piscina e poi con uno straccio o qualcosa andate a togliere, perché tra un po' vedete che con le dita, con la mano non si riesce a togliere. E ecco, ho messo dell'altra sabbia, ecco, guardate qua che non si riesce a togliere. Però con uno straccio, se andate lì, si riesce poi a togliere. Voilà, tolto. Adesso andiamo a preparare l'acqua da mettere nella nostra piscina. Prendiamo un contenitore con dell'acqua. E io questo qua è un colore acrilico e azzurro. E ne andiamo a mettere un po' nella nostra acqua. E non avevo niente per mescolare e allora ho usato le forbici. E giriamo fino a quando abbiamo un colore azzurro e in base a se vi piace o non vi piace potete o aggiungere dell'azzurro o toglierlo. Adesso andiamo a mettere la nostra acqua blu nella nostra piscina. Blu perché? Cioè azzurro perché? Per ricreare il colore del cloro delle piscine. Mettiamo fino a quando ci sembra che vada bene. Ecco. E cercate di non vuotare dell'acqua colorata sulla sabbia, come ho fatto io, ma basta ricoprirla o lasciarla solo un po' e ok ragazzi, adesso noi andremo a fare la scaletta per la nostra piscina. La andremo a fare con la calda. E per farla noi dovremo andare a creare due uncinetti. Formiamo quasi una U, però a questa U gli togliamo un centimetro da una parte. E così formeremo un uncinetto. Deve essere un uncinetto che rientri molto su se stesso perché così si aggrapperà alla nostra piscina e non ci sarà il rischio che cadrà dentro. E poi noi andremo a fare delle strascette piccoline per fare poi proprio le cose che nella realtà si mettono i piedi per scendere nella piscina. E qui vedete che io ne ho fatti 4, però ce ne serviranno solo 2, però l'ho fatto per sicurezza. Se qua vedete, potete vedere i due uncinetti come bisogna farli. Scusate per le riprese, ma non potevamo andare molto vicino. E se avete delle idee su delle cose da costruire, delle cose per il mio giardino zen, potete scrivermelo nei commenti, qualcosa che sia inerente all'estate, e io lo farò. Ecco qua anche le strisciutte. Adesso le sacchiamo per farle staccare bene e mettiamo la colla a caldo
sopra una carta forno e così si staccherà molto semplicemente. E adesso con un altro po' di colla caldo andiamo a incollare le due stanghettine sopra all'uncinetto. Così. Se vedete che la stanghetta con la colla caldo poi lei si allarga, la potete tagliare come ho fatto io, così la renderete molto più precisa e bella. Prendete le forbici che tagliano. E adesso andiamo con la seconda stanghettina. E voilà, adesso andiamo a mettere un po' di colla caldo su tutte e due le stanghettine, poca, non abbondiamo, e poi cerchiamo di mettere l'altro uncinetto parallelo a quello che avevamo messo in precedenza. E voilà, abbiamo fatto la nostra scaletta. La liberiamo dei fili in eccesso che forma la colla caldo normalmente, e adesso la andiamo a posizionare. Aspetta fuoco. Andiamo a posizionare. E voilà, la scaletta è fatta. Adesso andiamo a creare il nostro materassino. Per crearlo dobbiamo prendere una cannuccia, non preoccupatevi, la cannuccia sull'acqua galleggia. È una roba un po' improbabile, ma galleggia. Tagliamo un'estremità di una cannuccia e di come la volete, dipende come grande la vostra piscina, e la tagliamo, poi lo mettiamo sulla cannuccia e lo tagliamo identico a quello che abbiamo fatto prima. Questo passaggio lo facciamo per tre volte, cioè tre pezzettini. Non dovete essere perfettamente imprecisi perché tanto poi andremo a rifinire più tardi. E il resto della cannuccia lo possiamo mettere da parte. Adesso andiamo a incollare i nostri pezzi di cannuccia insieme con la colla caldo ovviamente. E incolliamo due e adesso andiamo a incollare il terzo. Non facciamo cadere come ho fatto io nella sabbia, però si sono incollate alla colla caldo un po' di sabbia, ma era bello perché era un po' sbrilluccicoso. Adesso andiamo a prendere le forbici e andiamo a tagliare la nostra cannuccia per renderla tutti i tre pezzi uguali. È molto difficile da tagliare la cannuccia perché con la colla caldo, con la caldo è dura da tagliare, comunque fate un po' di forza e ci riuscite. E l'abbiamo fatto da tutte e due le parti. Come vedete, la cannuccia cioè il materassino nostro, non affonda. Voilà!
questo video abbiamo visto come che abbiamo posizionato il nostro giardino zen e abbiamo posizionato e fatto la nostra bellissima piscina. Per i prossimi episodi faremo altre cose e in questo episodio qua abbiamo fatto la piscina con la scaletta e il materasso. Questo era tutto e al prossimo video con un po' di... Okay.